Salve a tutti, oggi ho deciso di parlarvi di Blade Runner, capolavoro assoluto del 1982, diretto ovviamente da Ridley Scott e scritto da David Peoples e Hampton Fancher. Che altro dire di questo film? Io ne parlerò in due parti di video separate, appunto per riuscire a dire tante cose e vorrei riuscire anche a parlare delle varie versioni in cui è stato proposto al pubblico questo film. Appunto c'è la versione dei produttori, c'è il Director's Cut e poi c'è il cosiddetto Final Cut del 2007. Ne parlerò appunto nella seconda parte del video. Cosa farò? Cercherò di dare una mia chiave di lettura personale, anche se di questo film è stato detto tutto, si è scritto tutto, comunque io cercherò di evidenziare alcuni aspetti, secondo me quelli più significativi, per apprezzare ancora oggi questo film che non è invecchiato di un giorno, davvero. Allora, capolavoro appunto del cinema di fantascienza, ma anche del noir, perché è proprio nella legge del postmoderno quella l'idea di fondere immaginari diversi. Qui appunto si prende un'ambientazione distopica, fantascientifica, opprimente e la si contamina, ci si costruisce sopra una struttura diegetica e narrativa da noir degli anni 40 con un recupero di quei toni, di quelle situazioni appunto dei film, ad esempio di Billy Wilder, di Fritz Lang, capolavori come La fiamma del peccato, ad esempio, come La donna del ritratto di Fritz Lang, ecco, ma in un contesto moderno e fantascientifico. E questa fusione in realtà non è gratuita, è motivata, c'è un fondo di verità. Appunto, siamo in una Los Angeles del futuro, è il 2019. Replicanti, che sono questi androidi, queste forme di vita organiche ma artificiali create dall'uomo per utilizzarle come schiavi. Dicevo, alcuni di questi replicanti si ribellano in modo sanguinoso agli umani e riescono a scappare dalle colonie extramondo, dove appunto sono utilizzati come forza lavoro, come muli da soma. E riescono a fuggire, ad arrivare sulla Terra. Questi replicanti sono pericolosi perché probabilmente senza che gli uomini se ne rendessero conto, senza appunto che lo capissero, hanno sviluppato delle emozioni, hanno capito che erano in una situazione di sfruttamento e allora riescono a fuggire e sono pericolosi ancora di più perché hanno una forza superiore a quella degli umani. E chi sono i Blade Runner? Appunto, sono i poliziotti speciali dei cacciatori d'Italia incaricati di ritirarli. E questo è il termine che viene utilizzato nelle didascalie che scorrono all'inizio del film, introducendo la storia, non di ucciderli. Si tratta appunto di un ritiro, non di un'esecuzione. E questo cosa denota? Denota un sistema che ormai è degradato anche dal punto di vista morale, un sistema che non considera più la dignità della persona come la dignità umana, come un valore fondante. Ormai questo mondo degradato del futuro è dominato, è controllato dalla legge del progresso, dalla legge del commercio. Il presidente della Tyrell Corporation, appunto, che è la ditta che produce questi replicanti chiamati Nexus 6, appunto dice: il commercio è il nostro fine qui alla Tyrell. Appunto, come dicevo, si tratta di un mondo del futuro rovinato dalla legge del profitto, dalla legge del capitalismo, e anche oggi è da un certo punto di vista opprimente vedere questo logo della Coca-Cola che campeggia dappertutto in questi schermi giganti sui grattacieli. Ed è un film appunto che riflette anche sul valore dell'immagine. In questo futuro l'immagine regna sovrana. Ci sono immagini dappertutto, fotografie, ci sono immagini in cui si cerca di vedere più chiaro, con dei giochi di zoom, anche con degli zoom
che sono possibili nel futuro, appunto, che scovano anche i pertugi, le incrinature più nascoste dell'immagine, ma non si riesce a vederci chiaro, appunto, sono immagini che non riescono ad andare in profondità, anche da un punto di vista, appunto, contenutistico, immagini superficiali che non dicono niente in profondità, una società appunto che ha perso i valori di riferimento da un punto di vista morale, che non riesce più a dare una profondità alle cose. E in questo mondo appunto c'è il protagonista interpretato da un Harrison Ford pazzesco, appunto nessuno avrebbe immaginato quando appunto aveva interpretato Han Solo in Guerre Stellari e poi in L'Impero Colpisce Ancora in maniera ironica, in maniera scanzonata, nessuno avrebbe immaginato che invece sarebbe finito a interpretare un personaggio di una stazza tragica così imponente. È l'unico film in cui Harrison Ford piange, alla fine del film non sarebbe più accaduto, non era accaduto prima, anche perché Harrison Ford è un interprete abbastanza cinico, ma questo è un altro discorso. Comunque, un Harrison Ford strepitoso che interpreta Rick Deckard, questo cacciatore di taglie, questo Blade Runner che viene richiamato in servizio appunto per dare la caccia a questi replicanti fuggiti dalle colonie extramondo. E cosa gli dice il suo amico, in realtà commissario di polizia? Voglio il vecchio cacciatore con la sua magia. Appunto un recupero di quell'immaginario del noir anche attraverso la figura di Harrison Ford, che ha questo impermeabile e che ha questa espressione torva un po' alla Humphrey Bogart, appunto, con questo cinismo ma anche questo romanticismo di fondo struggente. Appunto lui deve dare la caccia ai lavori in pelle, così vengono chiamati i replicanti, appunto con disprezzo. Questi replicanti, appunto, tra cui c'è Roy, interpretato da un Rutger Hauer pazzesco, mostruoso, terrificante. Di lui appunto si vede come prima cosa un'inquadratura in cui stringe la sua mano così in maniera agghiacciante per vedere se ha ancora sensibilità alle dita, perché ha paura appunto di stare per morire, è sempre lì sul punto appunto, anche se non lo dà a vedere, ha paura di morire. E appunto Roy è fuggito perché, assieme ai suoi compagni di prigionia, perché vuole andare dal suo creatore e chiedergli più vita. Gli dice: io voglio più vita, padre. Appunto, qual è la riflessione allegorica, profondissima, filosofica che si fa sull'uomo, sulla sua esistenza? La riflessione è quella che riguarda un creatore che è stato cattivo con la sua creatura, un creatore malvagio verso cui appunto la creatura si ribella, un creatore cattivo che ha dato l'uomo in pasto a se stesso, che ha dotato l'uomo di un periodo limitato di vita. Viene detto nel film che i costruttori, per paura che i replicanti riuscissero a sviluppare emozioni proprie, li hanno dotati di un dispositivo limitante, appunto hanno solo 4 anni di vita. Sono fiamme, come viene citato, che bruciano il doppio, ma proprio per questo sono candele che, bruciando da entrambe le parti, si consumano nella metà del tempo. E appunto un creatore che ha dato una vita limitata a quest'uomo, ma non solo, lo ha dato in pasto a se stesso, nel senso che non gli ha offerto delle risposte chiare su quale possa essere il senso della sua vita, non ha dato all'uomo la possibilità di rispondere alle grandi domande dell'esistenza. E questa riflessione filosofica diventa profondissima, davvero profondissima, inaspettata nella seconda parte. E secondo me questa seconda parte è un modo per risollevarsi dal pessimismo. Blade Runner è sempre stato analizzato in maniera pessimistica, gli è sempre stato dato atto di tratteggiare un mondo avvolto da una cappa di nebbia
veramente penetrante, questa nebbia che avvolge tutto, sembra notte anche quando è giorno. E veramente onore al merito a chi ha fatto questi effetti ambientali, anche appunto questo fumo di sigaretta che si vede nell'aria e che soffoca lo spettatore, e non sembra soffocare i personaggi perché ne sono abituati. Appunto, è sempre stato analizzato in maniera pessimistica, invece secondo me Blade Runner alla fine nasconde un nocciolo di ottimismo che spesso appunto passa in sordina, spesso non ci si accorge di questo cuore ottimistico. Nel corso del film non si fa altro che dire: niente è peggiore di vivere una vita che non è una vita. Ma davvero non lo è? Davvero importa che sia poco tempo a disposizione? No, alla fine ciò che emerge da una seconda parte profondissima, appunto dicevo, una seconda parte memorabile che va in profondità dal punto di vista esistenziale e filosofico, è che la qualità di ciò che si vive è comunque più importante della quantità di tempo che si ha a disposizione. E forse in questa prospettiva disperata, perché in realtà si ha un poco tempo a disposizione, la morte assume un significato superiore, la morte può diventare utile, non è per forza una brutta cosa. Perché? Perché ricorda all'uomo che deve avere il coraggio di vivere davvero prima che sia troppo tardi, deve avere il coraggio di tuffarsi dentro all'esistenza, come ha avuto il coraggio Roy di fuggire dalle colonie extramondo e di osservare tutte quelle cose che gli umani non potranno mai immaginare, queste immagini bellissime che, nonostante vengano solo raccontate, testimoniano una meraviglia che appunto dovrebbe essere la vita di chiunque, perché tutti devono avere il coraggio di fare esperienze di vita di questo tipo, tutti devono avere il coraggio di vivere profondamente, esattamente come fa Roy e come forse alla fine vorrà fare anche Rick Deckard. E qui appunto concludo la prima parte di video, lascio in descrizione il link per la seconda parte, dove parlerò delle caratteristiche visive del film e del suo comparto tecnico e della differenza tra le varie versioni. Arrivederci alla seconda parte.